Salve a tutti e ben ritrovati in questa puntata speciale in occasione della Santa Pasqua. Molti di voi si chiederanno: ma qual è il legame tra la Pasqua e l'orologeria? In realtà nessuna, o almeno era così fino al 1989, quando Patek Philippe, tanto per cambiare, inventò l'orologio più complicato al mondo. Si tratta di un modello da tasca, il leggendario calibro 89. Ma più complicato in che senso? In realtà non è l'orologio con il maggior numero di complicazioni, bensì l'orologio con le complicazioni più complicate, possiamo dire. E tra queste una che non si era mai vista prima, ovvero un geniale sistema che anno per anno indicava la data esatta della Pasqua. Così su due piedi potrebbe sembrare un'informazione banale da calcolare, ma invece andremo a scoprire che non è affatto così. Quindi per prima cosa andiamo a vedere come si effettua il calcolo della Pasqua. Questa festa, che è la più importante nel calendario liturgico, come molti di voi sapranno, è mobile, quindi cambia anno dopo anno. E da essa dipendono tutte le festività mobili. Nel 1582 il Papa Gregorio XIII fissa il periodo esatto della Pasqua ed è quello che vige tuttora, ed è la domenica seguente al primo plenilunio ecclesiastico dopo l'equinozio di primavera. Detta così sembra una formula incomprensibile e devo confessare che necessita il dovuto approfondimento. Dunque, per prima cosa, l'equinozio di primavera ecclesiastico cade sempre, per convenzione, il 21 marzo. E quindi si tratta della prima domenica seguente il primo plenilunio dopo il 21 marzo. Ma per effettuare il computo delle lunazioni viene convenzionalmente utilizzata l'epatta, che ci indica l'età della luna a partire dal 1 gennaio. Una lunazione dura 29 giorni circa, per cui l'epatta sarà un numero da 1 a 29, ed il cui calcolo viene codificato dal matematico Luigi Lilio e funziona con questa formula, che è valida fino al 2099. Dunque occorre dividere l'anno, quindi il millesimo, per 19. Dopodiché il resto di questa divisione lo si moltiplica per 11. Il risultato ottenuto a sua volta va diviso per 30. Si otterrà dunque un numero intero ed un resto. Tale resto, diminuito di un'unità, ci indicherà l'epatta dell'anno in questione. Allora facciamo l'esempio con l'anno in corso, ovvero il 2022. Facciamo 2022 diviso 19 è uguale a 106 con resto di 8. Moltiplichiamo 8 per 11 uguale a 88, poi facciamo 88 diviso 30, che è 2 con resto 28. 28 meno 1 uguale a 27. Quindi è l'epatta del 2022 è 27. L'altro parametro che va associato all'epatta per la determinazione della data della Pasqua è la lettera domenicale. Per ottenerla bisogna abbinare ai primi 7 giorni di gennaio le prime 7 lettere dell'alfabeto. La lettera che corrisponde alla prima domenica sarà la lettera domenicale dell'anno. Questo però non vale per gli anni bisestili. Per questi ultimi si fa in un altro modo, ovvero si associa al primo giorno di marzo la lettera D, al 2 marzo la lettera E, al 3 marzo la lettera F, al 4 marzo la lettera G, al 5 la lettera A, al 6 la lettera B, al 7 la lettera C. Dunque ora vediamo per l'anno in corso. Il 2022 non è bisestile, quindi vale la prima regola. La prima domenica era il 2 gennaio, per cui la lettera domenicale è B. A questo punto, una volta determinata per l'anno in questione la lettera domenicale e l'epatta, si può facilmente risalire alla data della Pasqua attraverso una tavola. Nelle colonne vediamo le lettere domenicali, nelle righe le epatte. La separazione indica che nella parte superiore la Pasqua cade in marzo, nella parte inferiore cade in aprile. Anche qui andiamo a vedere per il 2022, lettera domenicale abbiamo detto B, epatta 27, la data della Pasqua sarà il 17 aprile. Curiosando un po' nella tabella,
Possiamo notare che la prima data utile per la Pasqua risulta essere il 22 marzo. Infatti si parla di prima domenica successiva al 21 marzo. Pertanto, qualora il 21 fosse domenica e anche plenilunio, si andrebbe al plenilunio seguente. L'ultima data utile, invece, è quella del 25 di aprile. A questo punto, una volta imparato il meccanismo di sottrazioni, divisioni, con l'ausilio della tabella possiamo determinare le varie date della Pasqua anno per anno, ma com'è possibile integrare un sistema di calcolo del genere in un orologio meccanico? Ebbene, i tecnici di Patek-Philippe si sono inventati un sistema geniale ma al contempo semplice. Infatti è proprio la semplicità di questo sistema che racchiude in sé la genialità del calibro 89. Inoltre, l'indicazione della Pasqua, che avviene tramite un quadrante apposito, ci viene fornita direttamente a inizio anno. Quindi già dal 1 gennaio dell'anno in corso possiamo sapere esattamente quale sarà la data della Pasqua. Ora non ci resta di scoprire in quale modo. Cercherò di spiegarvi nella maniera più semplice e banale l'intuizione che sta alla base di questo sistema. Noi abbiamo visto che attraverso dei calcoli possiamo giungere alla lettera domenicale e all'epatta e tramite una tavola determinare anno per anno la data esatta della Pasqua. Abbiamo visto anche che le date papabili della Pasqua sono limitate dal 22 di marzo al 25 di aprile, per cui i giorni nei quali la Pasqua può cadere sono 35. Immaginiamo ora di calcolare tramite il metodo illustrato tutte le date della Pasqua per gli anni a venire, facciamo per i prossimi 30 anni. Prendiamo nota di tutte le date anno dopo anno e immaginiamo di rappresentarle con dei diagrammi su di un foglio a quadretti, la cui altezza dei diagrammi va in base alla data, ovvero, per esempio, se la Pasqua cade il 22 marzo, allora ci fermeremo alla base del diagramma. Se sarà il 23 marzo, un quadretto; se sarà il 31 marzo, saranno 9 quadretti; il 1 aprile 10 quadretti e così via, fino al 25 aprile 34 quadretti. Chiaramente in questo diagramma io ho fatto delle date a caso giusto per farvi capire, però sono tutte all'interno dell'intervallo corretto, insomma. Ora ritagliamo il nostro diagramma ed immaginiamo di chiuderlo a cerchio. Cosa abbiamo ottenuto? Non è altro che una ruota a camma. Ed è proprio questo il segreto geniale del Patek calibro 89. Seguendo questa intuizione che vi ho appena descritto, Patek ha prima calcolato le date della Pasqua per i 30 anni successivi ed ha realizzato una ruota definita camma programmatrice, proprio come il nostro diagramma, con tutte le varie altezze. Dopodiché, come funziona il meccanismo? Vediamo un po' su questa scheda tecnica. Un quadrante riporta tutte le date possibili della Pasqua dal 22 marzo al 25 aprile con una lancetta indicatrice che spazia su tale arco. A tale sfera è collegato tremite sistema pignone cremagliera una falce che sposta dunque la lancetta. A tale falce però è collegato un dente che esplora la camma programmatrice. Quindi cosa significa? Che in base all'altezza del profilo della camma programmatrice, il dente 2 sarà più o meno verso il centro e quindi anche la falce ed il sistema cremagliera si muoveranno di conseguenza. In sostanza, qualora la Pasqua fosse alta, il profilo della camma sarebbe alto e il dente molto esterno rispetto al centro, proprio come vedete nella figura, e quindi la cremagliera girerà in modo da spostare la lancetta sulla parte destra del quadrante. Qualora invece la Pasqua fosse bassa, il dente sarà molto vicino al centro, il rastrello si sposterà facendo ruotare il pignone della lancetta in senso antiorario ed essa dunque si sposterà verso la parte sinistra del quadrante. Dunque questo che vi ho sintetizzato è il cuore del meccanismo, ovvero quello che ci permette l'informazione diretta della Pasqua ed è quello sul quale mi sono voluto soffermare in modo particolare proprio per la sua originalità. In realtà, come potete vedere, vi sono tutta una miriade di componenti che ora vi illustro per sommi capi. Dunque il meccanismo della Pasqua, come detto, scatta il 1 gennaio ed è mosso da quello dell'ora siderale, altra complicazione di cui il calibro 89 è dotato.
Dunque, coassiale alla camma programmatrice si trova una camma a chiocciola che compie un giro in un anno siderale, ovvero 365 giorni, 5 ore e 49 minuti. La chiocciola ruoterà in senso orario facendo progressivamente alzare la leva evidenziata e dal compimento dell'anno cadrà giù dal gradino della chiocciola. Nel cadere, tale leva con la protuberanza che si trova in coda agisce su di un dente, facendo avanzare di un passo la camma programmatrice. Quindi, in sintesi, la camma chiocciola compie un giro in un anno siderale. Al termine, muove questa leva che fa avanzare la camma programmatrice. Manca un ultimo passaggio, ovvero è necessario che il dente che legge la camma programmatrice nel momento in cui essa avanza di uno scatto si tolga dal mezzo, altrimenti si impunterebbe tutto il meccanismo. A tal proposito, sempre la leva che effettua l'avanzamento ha una terza protuberanza, la quale agisce su di una corrispettiva protuberanza realizzata sulla leva rastrello. In definitiva, nel momento del compimento di un anno, la camma chiocciola arriva al gradino e questa leva, mentre cade in questa direzione, contemporaneamente effettua due azioni: discosta la leva al rastrello e la toglie dall'interferenza, e poi avanza di un passo la camma programmatrice. A questo punto la leva a rastrello torna ad assestarsi, il dente legge l'altezza del diagramma ed in base a quello la lancetta mossa dal pignone a cremagliera ci indica la data sul quadrante. Io spero di avervi sintetizzato in modo sufficientemente chiaro come funziona questo meccanismo, pur non disponendolo per ovvie ragioni materialmente da filmare. Quindi ci dobbiamo accontentare di questi disegni. Ma un'ultima curiosità, abbiamo detto che l'indicazione della Pasqua avviene anno per anno il 1 gennaio. Ma domanda, scatta esattamente alla mezzanotte? La risposta è non sempre. Infatti la camma chiocciola, come abbiamo detto, compie un giro in un anno siderale, ovvero 365 giorni, 5 ore e 49 minuti. Pertanto, se lo poniamo esattamente alla mezzanotte, nell'anno bisestile per esempio, l'anno successivo scatterà alle 6, l'anno dopo alle 12, l'anno dopo ancora alle 18, per poi tornare a scattare di nuovo alla mezzanotte l'anno bisestile successivo. E questo è molto importante che voi lo sappiate, in modo che non andiate in panico qualora non scattasse sempre alla mezzanotte esatta. È normale così. Ah, dimenticavo un'altra cosa fondamentale: passati 30 anni è necessario recarsi in Patek Philippe per la sostituzione della camma programmatrice, che verrà riassettata per i 30 anni a venire. Lo so, è un po' una scocciatura ogni 30 anni doversi recare da loro per questa sostituzione, però diciamo che è una scocciatura che affronterei molto volentieri. Vorrei avere 1000 di queste scocciature che sia sempre io personalmente a dover recarmi da loro. E con questo è tutto, io spero di avervi tenuto un po' di buona compagnia e come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi auguro una felice Pasqua. Arrivederci. Thank you.